Ben ritrovati al TG Trino dintorni, notizie di oggi, venerdì 31 marzo. Brutto incidente ieri pomeriggio in via Alcide De Gasperi ad Urento, a scontrarsi un Ford Transit condotto da un italiano e un Fiat Iveco condotto da un cinese. Secondo una prima ricostruzione pare che il Ford Transit abbia invaso la corsia opposta, andando ad impattare frontalmente contro il Fiat Iveco. Dopo le prime cure da parte dei sanitari, due uomini in gravi condizioni sono stati ritrasportati all'ospedale, il conducente del Transit al CTO e quello dell'Iveco a Maria Vittoria. Grave incidente ieri sera in corso Unione Sovietica, quasi all'angolo con via Bordighera a Torino. Un 22enne, alla guida di una motocicletta Yamaha XJ600, poco prima dell'incrocio con via Bordighera, ha perso il controllo della moto e, dopo essere salito sulla banchina a sparti traffico, ha terminato la sua corsa contro un cartello stradale. La moto invece ha proseguito la sua corsa, ritornando sulla carreggiata centrale e urtando una Fiat Punto. Il giovane è stato trasportato a pronto soccorso all'ospedale CTO in prognosi riservata. La polizia municipale cerca testimoni. Episodi di stalking a Torino, lui 40 anni, lei 38, un rapporto idilliaco, poi i primi problemi. Da ottobre la donna aveva incominciato a subire le prime percosse minacce. Lei non ha avuto mai la forza di allontanarlo, seppur sottoposta al pericolo di morte, ripetute telefonate e messaggi, ricatti di vario genere. Una sera ha trovato il coraggio di denunciarlo. Dopo 2 giorni, al termine di un'attenta attività di osservazione e intercettazione delle telefonate tra i due soggetti, l'incubo della donna ha avuto fine. L'uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di stalking. Nei giorni scorsi un cittadino italiano di 46 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato a Torino dalla polizia per stalking nei confronti dei propri familiari. L'uomo minacciava l'ex moglie e i figli ed è arrivato a puntare una pistola contro il figlio maggiore, ma quando ha premuto il grilletto l'arma si è inciampata. A quel punto è fuggito, ma è stato individuato presso i Docks Dora e arrestato. Venaria Reale non aderirà alla seconda domenica ecologica con blocco totale delle auto, previste per domenica 2 aprile nella città di Torino. A darne comunicazione è l'amministrazione comunale. A Torino il blocco sarà attivo dalle 10 alle 18 su tutto il territorio cittadino. Ieri sera a Venaria Reale è stata consegnata ai vigili del fuoco di Venaria la macchina da taglio acquistata con fondi raccolti. Presente alla cerimonia, sindaco Roberto Falcone, il presidente del consiglio comunale Andrea Corsi, la vicepresidente Daniela Ruffino, il comandante di distaccamento dei vigili del fuoco di Venaria Angelo Lomonaco, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, la madrina e presidente la Proloco. È tutto per questa edizione. Per seguire le nostre notizie in temporale è possibile anche scaricare l'app gratuita dell'App Store o Google Play. Buon proseguimento di giornata.